Riparte domenica 14 con i ragazzi del 9 dicembre, ve li ricordate benissimo che erano scesi in piazza l'anno scorso per portare avanti i propri diritti. Domenica ricomincerete, domenica vi riunirete per organizzare un'altra scesa in piazza a ottobre. A Bologna sarà una riunione dove ci sarà tutta Italia. Tutti i gruppi che si sono formati dal 9 dicembre, movimenti, associazioni, aziende singole, persone singole, cittadini romani sono invitati a Bologna questa riunione nazionale per decidere tutti insieme, senza leader, senza personaggi, perché purtroppo i leader personaggi possono, tre persone, quattro persone possono fare degli sbagli, degli errori e poi si ferma tutto il meccanismo. Questa volta è popolare e tutti insieme e decideremo la data e come fermarci e chi si prenderà questo compito si deve muovere nelle proprie regioni, nei propri territori. Quindi appena decideremo che tutta Italia parteciperà, ognuno farà delle riunioni con tutte le attività produttive, anche gli studenti, i disoccupati della propria città, per organizzare come fare il blocco. Appena tutto questo succederà, ora abbiamo sentito anche che le forze dell'ordine sono pronti a protestare per le proprie regioni, quindi è un malessere che riguarda tutte le famiglie d'Italia, quindi dobbiamo veramente unirci, organizzarci per decidere di bloccare tutta l'Italia. Poi quanto veramente ci riusciremo a fare una cosa, un lavoro molto duro, ma ci dobbiamo veramente provare con il cuore. Poi decideremo di fare una assemblea nazionale dove ogni città d'Italia avrà i rappresentanti detta dal popolo, quindi una cosa popolare, per decidere di come la situazione si è svolta, di decidere di andare a trattare, anche dipende la forza che si riesce a creare, di fare un'assemblea costituente. Andiamo per gradi, quindi state organizzando, domenica vi incontrerete per organizzare un blocco generale ad oltranza, un blocco che verrà organizzato in tutta Italia, un blocco nazionale in cui tutte le attività di ogni città chiuderà, non soltanto per un giorno, ma appunto ad oltranza. Successivamente cosa accadrà? Successivamente, se ci sarà realmente questa partecipazione popolare, si andrà magari anche a costituire un'assemblea costituente dei rappresentanti cittadini. Detto questo, quali sono quindi i punti che andrete a portare avanti? Quali sono i punti che metterete sul tavolo di discussione? I punti poi quando ci sarà l'assemblea costituente nazionale detta dai popoli, perché i cittadini che poi, e le aziende che bloccheranno tutte le città decideranno chi, quale categoria, quale persone devono andare a rappresentare la città, allora lì sì, ci saranno tanti punti, ci sono, soprattutto è importante, le leggi ci sono, importante è fare rispettare la Costituzione italiana che questo governo e i governi precedenti l'hanno calpestata. I punti invece per andare a fermarci fondamentalmente sono tre, che sono la sovranità popolare e quella monetaria. Queste due sono importanti perché noi, un governo che non produce la propria moneta e deve andare a fare sempre tasse continuamente e fare debito pubblico sproporzionale, e soprattutto quella popolare che ormai lo Stato italiano non decide più qualsiasi legge, qualsiasi cosa che uno propone la deve decidere deve passare dall'Europa. Deve passare dall'Europa, deve decidere la comunità europea, soprattutto le banche, la banca che gestisce tutto, la BCE che gestisce tutto. Questo non può essere, tutti i popoli d'Europa sono in sommossa come noi, non siamo l'unico Stato e l'unico paese che si ribella, è la Francia, la Spagna, il Portogallo, tutte, anche l'Inghilterra stesso, anche nella stessa Germania ci sono delle cose che non vanno, quindi è una cosa generale che coinvolge tutti, noi non l'abbiamo con l'Europa, e il sistema Europa in questo, come è combinato in questo momento, comandato dalla BCE, e quindi noi cerchiamo veramente, la prima cosa importante è quello di ritornare a farci le leggi, e poi ci vuole un'altra cosa importante, un nuovo gruppo di magistrati che controllerà
perché la politica hanno fatto e sfatto senza mai un controllo. Ci vorrà veramente un nuovo, non quello che c'è vecchio, un nuovo gruppo di magistratura che controlla e tutela il popolo, perché la Costituzione parla chiaro. La Costituzione è formata sul popolo, è il popolo sovrano che decide, e il popolo sovrano non ha più diritto neanche a protestare, non ha diritto neanche più a parlare. Questo è il vero problema. Perfetto, quindi abbiamo detto i punti sono tre: sovranità popolare, quindi voi volete uscire dal sistema Europa, ritornare alla lira e creare un organo di controllo della politica attuale per vedere se si comportano bene o male in pratica. Quindi vedremo quale sarà a ottobre e se il popolo italiano parteciperà a questo sciopero ad oltranza. Vedremo a ottobre quale sarà la data, noi saremo sempre qui a controllare e vedere cosa accadrà. Ricordo quindi che è proprio domenica 14 la riunione a Bologna, che è naturalmente aperta a tutti e per chiunque vorrà guardare e vedere cosa si diranno e cosa accadrà appunto domenica a questa riunione, può benissimo vedere la diretta streaming su telebs.it o anche sul profilo Facebook di Gaspare Accardo.